La prima cosa di cui abbiamo bisogno è una chiesa che cammina insieme, lo ha detto Papa Francesco, incontrando ieri nella cattedrale di San Martino a Bratislava vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti. La chiesa, ha continuato il Santo Padre, non è una fortezza, ma una comunità che desidera tirare a Cristo con la gioia del Vangelo. Sentiamo insieme il Santo Padre. La prima cosa di cui abbiamo bisogno, una Chiesa che cammina insieme, che percorre le strade della vita con la fiaccola del Vangelo accesa. La Chiesa non è una fortezza, non è un potentato, un castello situato in alto che guarda il mondo con distanza e sufficienza. Qui a Bratislava il castello già c'è ed è molto bello, ma la Chiesa e la comunità che desidera tirare a Cristo con la gioia del Vangelo è non il castello, il lievito che fa fermentare il regno dell'amore e della pace dentro la pasta del mondo. Per favore, non cediamo alla tentazione della magnificenza, della grandezza mondana. La Chiesa deve essere umile come era Gesù, che si è svuotato di tutto, che si è fatto povero per arricchirci. Così è venuto a abitare in mezzo a noi e a guarire la nostra umanità ferita. Ecco, è bella una Chiesa umile, che non si separa dal mondo e non guarda con distacco la vita, ma la abita dentro. Abitare dentro, non dimentichiamolo, condividere, camminare insieme, accogliere le domande e le attese della gente. Questo ci aiuta a uscire dall'autoreferenzialità,